Dottor Pizzato, virologo del cibo, a capo del team di ricerca, di che cosa vi occupate nel vostro laboratorio? Noi ci occupiamo del modo in cui i virus interagiscono con le cellule. I virus devono entrare nelle cellule per moltiplicarsi, devono usare diversi meccanismi cellulari. Capire anche dal punto di vista molecolare come questo avviene ci dà nuove idee indispensabili per generare nuove strategie antivirali. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti? Ma principalmente adesso vediamo che un virus che ha questa capacità veloce di diffondersi, un virus nuovo, ci pone davanti al problema di generare in modo altrettanto veloce anche cure e strategie di prevenzione. Ovviamente il vaccino è la cosa migliore, ma non possiamo contare solo sul vaccino, non sapendo quanto tempo ci vorrà e quando sarà disponibile. Noi ci proponiamo di identificare farmaci antivirali che possano essere usati, magari anche parallelamente al vaccino, per controllare appunto i sintomi e i casi soprattutto più gravi causati da questo virus. Quindi la nostra idea è quella di, quello che stiamo facendo, è quello di sviluppare tecniche per identificare questi farmaci. Arrivati a questo punto, quali sono gli sviluppi che ci possiamo attendere? Ma noi abbiamo già cominciato, abbiamo già ingegnerizzato delle tecniche molto efficaci per identificare questi farmaci e stiamo cercando quei farmaci che sono in grado di bloccare il virus nell'entrata, proprio nel meccanismo di entrata nelle cellule e poi nella sua capacità di diventare infettivo. Ovviamente anche il farmaco ci può mettere molto tempo per la sua, per il suo studio e il suo sviluppo. Per cui abbiamo deciso di focalizzarci su farmaci che già sono stati approvati per altre patologie. Per questi farmaci è già stata effettuata tutta l'analisi per capire quanto sono sicuri. Per cui usando questi farmaci potremo essere in grado di trasferirli alla clinica in modo molto veloce. È una ricerca continuativa che si basa sulla valorizzazione dei dati e della conoscenza acquisiti nel corso di anni e anni di studi. Quanto è importante avere un supporto adeguato? È assolutamente fondamentale. Negli ultimi anni, negli ultimi 10-20 anni, lo studio applicato alle malattie infettive ha ricevuto pochissima attenzione. C'è stato un calo di percezione della pericolosità e in realtà di quanto fosse importante continuare a studiare le malattie infettive. Quindi in questo momento il finanziamento della Fondazione è in realtà l'unico che ci permette di portare avanti questa ricerca. Grazie, dottor Pizzato, e buona fortuna.